La Repubblica delle biciclette. La Repubblica delle biciclette. Ed ora cerchiamo un volontario, io e il mio tecnico di laboratorio, un volontario per la misurazione del cavallo. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Ecco, per esempio, tu. È importante misurare il cavallo di un atleta, vero tecnico? Certo. Perché fa parte delle misure antropometriche della biomeccanica di un atleta che serviranno poi per trovare la posizione corretta di bicicletta. Cosa importante, non è un cappello. Quindi devono sottoporre a questa specie di tortura in cui si, con un meccanismo elettrico, si misura il cavallo dell'atleta e al momento in cui l'attrezzo si ferma è la misura corretta da riportare sulla bicicletta. Sì, tra l'altro bisogna, aspetta un attimo, stiamo parlando, scusa un attimo. Una cosa sì. Tra l'altro, no, a parte quello, adesso ha parlato di tortura, mi sembra un po' eccessivo, però c'è da dire che è dolorosissimo se uno... I gioielli di famiglia in effetti a volte potrebbero avere dei problemi. Va a menare un po', per piacere, Fottis! Va a menare in un punto sensibile. Cioè, per qualcuno sì. Ma a me, per me sì, per esempio, io sono sensibile. Comunque è importante perché anche quando uno deve arrivare... Per piacere, Fottis, allora, stiamo parlando, un maledicato. Finiamola, scusa. Finiamola di lamentare. Adesso, finiamo la regolazione un attimo e poi dopo... Comunque, quando l'attrezzo si ferma, normalmente passano 5 minuti e... Sì, ma non è più presto. Sì. Poi, però l'importante è che quando arriva al livello bisogna fermarlo, perché se dopo... Ah, giusto, bisogna fermarlo. Ops.